Dichiarazione di voto. Marocco. Io su questa cosa ho fatto due richieste. In commissione consigliare avevo chiesto alla presenza anche degli altri membri di avere la documentazione in supporto elettronico. Non c'era l'architetto, c'era l'ingegnere. E c'era, vabbè, due persone che mancano, il vice sindaco. E mi era stato detto di sì, che veniva dato questa documentazione. L'altra cosa che avevo chiesto è se l'amministrazione riteneva di spiegare alle associazioni ambientaliste che in questi anni sono andate anche sui giornali a parlare di inquinamento elettromagnetico, se veniva spiegato alle associazioni questo studio, quindi come veniva fatto alla commissione. La risposta è stata sì, certamente. Allora, io in commissione capigruppo ho rinnovato di nuovo la richiesta di avere questi documenti in formato elettronico, perché sono in formato elettronico, sono in possesso dell'amministrazione già in formato elettronico, ma non li ho ancora ricevuti. È colpa mia, mi sono fidato, ho fatto una richiesta verbale, normalmente io le faccio scritte le richieste, però. Però quello che invece non è colpa mia è il fatto che oggi pomeriggio ho sentito una persona delle associazioni ambientaliste che si sono battute in questi anni contro l'elettrosmog, che mi ha riferito che non sono state coinvolte nella presentazione del lavoro fatto. Quindi sono state coinvolte nella fase iniziale dove gli veniva promesso che sarebbero state informate prima di andare in delibera, prima di andare in Consiglio Comunale con il regolamento, e con stupore non sono state coinvolte. Quindi due cose ho chiesto su questa cosa, perché il regolamento ci sta il regolamento in sé, è giusto che ci sia l'adeguamento, però torniamo sempre al metodo, all'approccio che viene utilizzato da questa amministrazione, un approccio, possiamo dire, superficiale, metodologico, di contesto, siamo sempre lì, non coinvolgiamo, e quando promettiamo di coinvolgere non coinvolgiamo fino in fondo. Quindi il nostro voto non sarà un voto contrario, perché è un regolamento, un adeguamento al regolamento che serve, è necessario, ma sarà un voto di astensione, perché non è così che si gestiscono queste cose, soprattutto quando si coinvolgono le associazioni e si promette a loro un loro coinvolgimento, quindi non da 5 Stelle, ma da centrosinistra. Ecco, questo non è stato fatto e mi dispiace molto. Ci sono altre dichiarazioni di voto?